Ciao cari amici del progetto Scheldius, ci troviamo su Fedora 31. Allora, naturalmente stiamo in virtual machine. Vediamo un po' di programmi che ho installato. Come al solito c'è questo effetto perché con la virtual machine è un po' così, insomma. Andiamo al software center. Vediamo le varie caratteristiche che ha. Finalmente gli ho messo la scheda grafica, che prima non funzionava la scheda grafica. Quindi c'è, ha una performance in più, diciamo. Aspetta che ve lo faccio vedere. Impostazioni. Spostati. Ecco. Allora, qua stavo su dettagli, ecco, vedete, grafica, ha messo una specie di scheda grafica adesso. Ecco. Ecco, allora, noi che siamo interessati alla programmazione, andiamo un po' indietro, strumenti e sviluppo, ecco. Vediamo che ci sono un po' di strumenti che ci possono interessare. Ad esempio, l'editor di default, che sarebbe Gedit, che è questo qua, al momento dell'installazione bisogna installare anche dei plugin qua, per chi lo vuole utilizzare naturalmente. Per avviarli o si clicca qui sopra, oppure dalla solita shell o bash, come la chiamate voi, insomma, si apre la shell che dovrebbe stare da ste parti. Ok, andiamo qua, ecco. Proviamo questo X-Terminal, che è piccolino, facciamo CTRL più, se è domani. Insomma, si fa gedit e si apre uguale. Avevo scritto un programmino in Java. Facciamo più grande, si clicca due volte sulla barra grigia, si fa più grande. Per aumentare i caratteri si dovrebbe fare CTRL più, ma qui non funziona. Quindi andiamo sulle tre freccette qua. Visualizzazione, dite? No. Dovrebbe trovarsi un tipo edit, preferenze qua. Edit, eh sì, fai un bel 12, dai. Questo pure un 12, facciamo 14 questo. Ok. Si vede meglio un po'? Per vedere se funzionava. Salviamo. Questo è il codice scritto con il nostro editor. E qui c'è il percorso dove l'abbiamo salvato. Percorso che possiamo andare da qua. Ecco qua. Credo sia su documenti, coding, Java. Ecco il nostro file Java, lo possiamo aprire anche con VI. Apri con un'altra applicazione. Allora, ecco GVI. Proviamo. Ecco
risultato è il medesimo. D'altronde, non è che cambia il codice perché abbiamo cambiato editor. Poi vediamo un po'. Allora, come IDE per Java, che era quello, c'è sia Eclipse che IntelliJ che NetBeans. Andiamo al Software Center e vediamo. Allora, Eclipse, che è questo, c'è un sacco di plugin come vedete qua. Poi c'è IntelliJ, dove stai? IntelliJ, è sempre la Community Edition, perché ce ne stanno due, uno a pagamento che sarebbe Ultimate, l'altro è IntelliJ, è Community, e viene utilizzato nel campo open source. Poi ci dovrebbe essere anche NetBeans, ma non li vedo adesso. Allora, mettiamo IDE, Godot, Gambas, questo è Eclipse, come ho detto prima. Ah, potete pure installarle dall'esterno, la libreria. Andate sul browser, nostro Firefox. Cioè, oltre alle librerie interne, potete utilizzare anche quelle esterne. Anche se Fedora, essendo di origine Red Hat, non è di origine Debian, per far installare i prodotti devono essere con la libreria RPG, mi sembra. Aspetta. Allora, questa è la pagina iniziale di Fedora. Allora, Eclipse. Allora, Eclipse. Apriamo. Ci dice quale volete installare, anzi, te ne dà uno di default, che poi scegli tu quale installare, oppure puoi installare una versione che te è più affine, diciamo. Cioè, 2019-12 sarebbe il mese 12, che è dicembre, praticamente. 2019, che è la data odierna, insomma. Dice One Installer, c'è la versione sia Linux, Mac e Windows. Andiamo su Linux, vediamo che ci dice. Allora, see other mirror. Allora, ci dice innanzitutto da dove vogliamo installarla. Quella italiana è la rete GAR, che è la rete italiana pubblica. Poi c'è quella privata della Telecom, eccetera, eccetera. Si fa download, oppure si fa questo sicuro. Dice, volete fare una donazione? Non c'è una lira, mi spiace. Facciamo ok. Si scaricherà un piccolo pacchetto. Chiudiamo qua. Non so se ho scaricato tutto.
Allora, facciamo un installer. Non so se abbiamo abbastanza tempo. Allora, esegui. Allora, adesso ci dirà quale tipologia di programmazione Java vogliamo effettuare con il nostro Eclipse. Ma può essere anche con altri pacchetti tipo il PHP, JavaScript, ecco, in C++, mettiamo. Mettiamo anche Rust, cioè è l'ultimo, vedete? Mettiamo questo. Ci dice vuoi installare? Installa. Ci chiede la licenza. Ci metterà un po' a installarsi. Certamente molto più veloce di Windows. Ricordami, accetta. Perché i prodotti Linux hanno un'altra politica di scheduling, quindi sono più veloci. Ah, qui vedete anche il mio nome e cognome, volendo. Intanto che installa, vi faccio gli auguri per Natale, che non so se farò altri video prima di Natale, quindi anche se c'è uno stream in atto, cioè parcheggiato per Natale alle 18, vi faccio anticipatamente gli auguri. A tutti voi che seguite il nostro canale e chi lo seguirà prossimamente. Poi, se vi è piaciuto il tutorial, potete iscrivervi al canale, aggiungere mi piace, commentare, effettuare delle donazioni andando nella parte info del canale. C'è sia PayPal che Patreon. E quando facciamo gli stream, c'è Streamlabs. Adesso aspettiamo che si installi, anche se il tempo è tiranno. Ecco, mettiamo tutte e due. Ah, select all, accetta. Lancia. Che non è una macchia. Adesso ci dice dove inserire il workspace, cioè lo spazio di lavoro dove possiamo lavorare con il nostro Eclipse. Ecco. Mettiamo un Lancer. Chiudiamo questi due, tanto non servono più. Vi ricordo che sto lavorando con la Virtual Machine con solo 3 giga di RAM, quindi anche se poco potente in questo frangente, da notare la velocità con cui lavoro, è una buona velocità. Allora, clicchiamo qui sopra per farlo più grande, questa è la pagina di benvenuto. Ci dice se vogliamo fare un progetto Maven, facciamo solo un progetto di base. Allora andiamo su. Vuoi fare un progetto Java? Java, Project Java, Next. Come lo vuoi chiamare? Prova. Facciamo Finish. No, non si può.